Voglio portare oggi in quest'Aula una perplessità che avevo già espresso anche in Commissione rispetto alla capacità di tracciamento di questa Regione attraverso l'utilizzo dell'app Immuni e rispetto anche a che cosa si vuole fare da qui in avanti per colmare alcune carenze che riguardano il personale e che impediscono un utilizzo efficace ed efficiente di questo strumento per individuare i casi positivi al coronavirus. Siamo in una fase del contagio seria e critica, con una curva epidemiologica che cresce in maniera esponenziale e un trend di riempimento delle terapie intensive che, a mio avviso, è a dir poco preoccupante anche nella nostra regione. Quindi nel contesto in cui ci troviamo oggi è fondamentale anticipare il virus prevedendone la diffusione e spezzando la catena dei contagi. L'app Immuni in questo senso è uno strumento imprescindibile che da solo però non basta, ma deve essere affiancato dal personale sanitario che richieda il famoso codice che consente di tracciare ed isolare i contatti a rischio, altrimenti l'app non serve a nulla. E qui nasce il problema, perché pare che i tracer impiegati non siano in numero sufficiente per intervenire su tutte le situazioni che stanno emergendo. Quindi io, Assessore, le chiedo di farci una fotografia della nostra regione, quindi degli addetti al tracciamento e la loro distribuzione, e se si stia pensando a quello che io ritengo imprescindibile, un imprescindibile potenziamento del personale impiegato in questa attività, oltre a quello che sappiamo essere il bando della protezione civile, a cui vanno aggiunte alcune azioni fondamentali come il tamponamento degli asintomatici, su cui non bisogna retrocedere. Voglio che si dica in maniera chiara, perché la lettera che è stata mandata a nome delle regioni chiede invece di fare inaccettabili passi indietro, certificando il fallimento stesso delle regioni in questo senso, perché non tamponare gli asintomatici, come è stato chiesto, perché è stato chiesto, significa perdere traccia del 60% dei potenziali positivi. E su questo io, Assessore, le chiedo parole chiare, e da questo dipende ovviamente il potenziamento, come si diceva, dell'app Immuni, altrimenti non serve a niente. Il numero degli addetti al tracciamento impiegati attualmente è invece di complessivi 243 elementi, una dotazione di personale che era già stata incrementata del 40% rispetto al mese di settembre, come indicato in una tabella che poi l'allegherò. Il 24 ottobre 2020 sono state aperte a livello nazionale le procedure per l'individuazione di 1.500 unità tra personale medico e sanitario e di 500 addetti a attività amministrativa da impiegare su base territoriale per rafforzare l'attività di contact tracing. Da questa procedura e da ulteriori investimenti sarà possibile arrivare progressivamente a potenziare la funzione, comprendendo il fabbisogno dei territori e dei dipartimenti di sanità pubblica pari a 140 persone in più per la Regione Emilia-Romagna. Devo dire che le parole dell'assessore non mi rassicurano, nel senso che i dati che emergono oggi sono addirittura inferiori rispetto a quelli che erano emersi sulla stampa. Se questo poi associamo le richieste delle regioni che io trovo inconcepibili, come quella per esempio di tenere aperti gli impianti sciistici quando non riusciamo a tracciare, facciamo fatica, come dire, a tracciare i casi, come dire, di positività attraverso l'app Immuni perché manca il personale, ecco, diciamo che la cosa mi rassicura poco. E come dicevo, davanti alle difficoltà del tracciamento, come ho sentito, come da richiesta delle regioni di non fare i tamponi agli asintomatici, ecco, io credo che questa rinuncia non sia, come dicevo, accettabile, ma anche per la nostra regione, perché se si dice che noi continueremo a tamponare gli asintomatici, è anche vero che i confini con le regioni più problematiche non sono stati spostati, e quindi sappiamo bene quello che sta succedendo in Lombardia, sappiamo e ci ricordiamo molto bene quello che è successo a Piacenza durante la prima ondata, e quindi io sono ancora a maggior ragione preoccupata rispetto alle posizioni tenute dalle regioni secondo la quale se loro non ce la fanno, allora alziamo le mani e non tamponiamo più nessuno e non tamponiamo più gli asintomatici, che saranno liberi di circolare e infettare
infettare altre persone. Oltre a potenziare il personale, però, io credo che sia assolutamente utile e indispensabile aumentare la capacità diagnostica, utilizzando anche i test antigenici quando arriveranno, anziché per esempio aspettare il nono o il decimo giorno per il tampone per gli asintomatici che sono in isolamento. Però anche qui io temo che non basteranno purtroppo per tutte le necessità che avremo. Quindi la situazione, preoccupante, e da questo punto di vista io chiederei, anziché mettere da parte della Regione, anziché mettere in dubbio il DPCM che è stato approvato 2 giorni fa, invece chiederei di sostenerlo con tutte le forze possibili, perché il contagio bisogna contenerlo, anziché dire che bisogna aprire gli impianti sciistici, che dobbiamo aprire i ristoranti, dove purtroppo lì il contagio c'è, ce lo dobbiamo dire, perché sono luoghi chiusi, perché forse il distanziamento lì dentro non basta. Quindi anche parole diverse da questa Regione sarebbero auspicabili.